lo facciamo con l'atto di atteggiamento. O glorioso San Matteo, nostro amatissimo protettore, che hai voluto che i tuoi resti mortali dimorassero per lunghi anni in questa nostra terra, alla quale hai sempre guardato con lo stesso amore di predilezione con cui l'hai guardata, l'ha guardata nostro Signore Gesù Cristo. A te oggi noi consacriamo e affidiamo questa nostra comunità parrocchiale, la nostra diocesi e tutte le famiglie. Custodiscila, difendila, proteggila. Sia pura la fede, siano santi i suoi responsabili ed animatori, siano copiose le vocazioni, sia sacra e difesa la vita, siano sani i costumi, siano ordinate le famiglie, sia cristiana la scuola, siano illuminati gli amministratori, regni ovunque pace e amore. Custodisci, difendi, proteggi, caro nostro patrono, i giovani, speranza di un mondo migliore, e gli anziani, radici della nostra fede e maestri di vita. Ottienici con la tua potente intercessione, unita a quella della Vergine Santa di Porto Salvo, uomini nuovi che abbiano il coraggio della fede e la capacità di impegnarsi per la crescita, il progresso e lo sviluppo di questa nostra terra cilentana. Con la tua protezione, o glorioso San Matteo, la nostra comunità sia sempre più faro di luce evangelica per tutto il territorio e centro vivo di fratellanza, di serenità e di pace. Benedici, proteggi, salva le nostre famiglie da tutti gli assalti del maligno, perché ognuno di noi, con il tuo aiuto e la tua intercessione, sia pronto a spalancare le porte a Cristo Redentore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. San Matteo, prega per noi. E adesso la benedizione del Signore per intercessione, chiediamo l'intercessione di San Matteo per vivere delle grazie che Lui ci fa. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione di San Matteo vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Che avete fatto una cosa leggera, perché
sondaggio, logicamente fatto dalla dottoressa Anna Di Bartolomeo, rappresenta la vocazione di San Matteo. È l'atto in cui Gesù guarda Matteo e gli dice seguimi, e da allora nasce tutta la storia che conosciamo fino ad oggi. Appuntamento anche per l'anno prossimo, perché ci sarà dall'altro lato, vedete la parete di Gesù, ma ci sarà il martirio di San Matteo per impreziosire ancora di più questa cappella. E adesso un pensiero mio personale che vorrei che Don Pietro gentilmente prendesse qui un attimo. È una cosa che io sentita ho fatto per Sua Eccellenza e la voglio dare nella, in vostra presenza, perdonatemi, c'è cioè, un po' di preghiera a testimonianza di questo evento. Una Maria, per piacere, vedi un attimo da questa parte. Eccellenza, ci siamo permessi di fare una piccola targa insieme di questo evento, in modo da lasciare dal gruppo di preghiere di San Matteo a Sua Eccellenza Reverendissima con devozione filiale questo nostro piccolo pensiero con il logo nostro che quindi sta a simboleggiare la cappella. Nonostante ci sopporti e ci supporta, ma più che supporta, sopporta delle nostre lo sappiamo. Don Michele Pecorino, che in realtà mi lega un rapporto personale, un affetto e una stima, perché se oggi realmente tutto quello che si è avverato qui a Casaldellino dobbiamo anche a lui, soprattutto a lui. Tutto a lui. Grazie. Poi abbiamo fatto una gentilmente per il professore Silvestri. Dove sta il professore Silvestri? Professore, un piccolo omaggio da parte del nostro gruppo di preghiera in segno di questa riconoscenza, di questo pensiero affettuoso che ha avuto, perché al di là del valore vero della reliquia, che è inestimabile, c'è questo valore di questo reliquario della reliquia dell'Ottocento, quindi il professore si è privato di questa cosa. Quando io gli dissi, professore, che cosa dobbiamo, disse, non disse proprio che faccio questa materia, quindi mi sono Eccellenza, abbiamo fatto la targa in realtà da porre poi Don Pietro sotto al quadro, che dà testimonianza di quest'opera di 1,80 m per 1,10 m, che è la vocazione di San Matteo. Questa è la realtà. Io ringrazio tutti, ringrazio Sua Eccellenza, ringrazio Don Pietro, ringrazio Don Michele, che ci danno sempre la possibilità e che ci benedicano sempre, Eccellenza, perché la benedizione sua è per noi fondamentale. Noi non andiamo avanti se non ci interfacciamo con Don Pietro, che il musino storto, però poi alla fine ci mette la mano San Matteo. grazie a tutti. Parlare anche a nome di molte persone, diciamo, di Casalvelino, della popolazione di Casalvelino, ringraziamo Alfonso Grieco, insomma, che ci ha spronato affinché questa cappella entrasse nel cuore. Dopo tanto tempo penso che è entrata nel cuore e davvero siamo emozionati per questo giorno e per tutta questa presenza e per lei, Sua Eccellenza, insomma, che così ci dà la sua benedizione. Grazie.